siamo con un'altra protagonista, siamo sempre alla Sala Umberto di Roma, abbiamo parlato prima con Claudio Ferri, adesso con Euridice Axen, sempre per il bagno, questo luogo deputato per le donne, dove pensano cipre, trucchi, ecco, qual è il tuo ruolo? Allora, il mio ruolo è Titti, che è la più giovane delle amiche, ed è quella che fa, diciamo, una vita un po' scapestrata, vive a Berlino, non si sa bene di che cosa si occupi, però emergeranno delle cose, perché comunque è un personaggio molto misterioso, che mentre le altre all'inizio sono molto unite, si amalgamano, la vedremo un po' in disparte, che ha a che fare con il telefono, un po' di impicci, cose varie. È un personaggio comunque positivo, però è un po' cinica, è ironica, è tagliente, e poi, ripeto, è quella un pochino ancora che crede nell'eterna giovinezza, un po' Peter, la definiscono una con la sindrome di Peter Pan. E com'è il rapporto con le altre quattro donne? Nella vita o nella commedia? Ma ripeto, lei è una appunto che tende a fare battutine, a sdrammatizzare, non si apre molto, le altre magari si raccontano lei così, è come se fosse, è un po' Puck. Potrebbe essere Puck come tipo di personaggio, nel senso che comunque sta lì, sembra che non ascolti, poi in realtà invece dice una battutina, interviene. È un po' sopra le righe rispetto alla conversazione delle altre. Invece guardando il bagno invece di casa tua, come interagisci col tuo bagno di casa tua? Che cosa fai nel tuo bagno? Ti guardi molto allo specchio, ti trucchi? Allora, innanzitutto chiudo la porta anche se sono da sola, quindi è un ambiente che mi piace che sia a sé. E poi credo che di entrarci almeno 100 volte al giorno, comunque guardare allo specchio è un rossetto, è una, quindi succede, insomma è il luogo forse della casa dove entro più spesso. Diamo allora gli appuntamenti alla Sala Umberto. Sì, dal 15 dicembre al 10 gennaio. Allora, vi aspettiamo ovviamente. Euridice Axen, Giancarlo Leone, sempre Visum TV. Grazie. Grazie a te.